Facciamo prima il consigliere Bonanno, prego consigliere. Consigliere Moretti, dopo lei vuole intervenire. Prima il consigliere Bonanno, prego consigliere. Sindaco Bonanno, il suo ampio discorso, la sua ampia relazione, anche se sinceramente parlando, non essendo un tecnico, non riesco ad apprendere così facilmente, parliamoci chiaro, faccio tutt'altro. Però caro sindaco, una squadra senza allenatore, stasera in un'occasione così particolare, perché abbiamo parlato di PUC, ci siamo presentati alla città in malo modo. Lei fortunatamente con il suo bon tono, con il suo look, questo outfit che stasera ha onorato la città, forse ha messo una pezza su quello che è accaduto in questo Consiglio Comunale. L'unica cosa, caro architetto Spagnuolo, tra un passaggio e l'altro non riesco a comprendere quella che è quella determina dell'area tecnica dell'8/5/2020, dove viene affidato attraverso una trattativa diretta del MEPA incarico all'architetto Luca Battista, quale poi insieme agli architetti Giaquinto e Oliviero e Raffaele Spagnuolo associati all'ex studio Atetica, questa delibera per un importo di 7.400 euro per quanto riguarda la stesura della relazione di coerenza del PUC, cosa che credo, ripeto, doveva già fare lo studio Atetica. Nel senso, per quello che questo è l'unico dubbio che ho. Poi per il resto, dato che pure lei ha vantato un trascorso in questa città di 30 anni, perché da quello che ricordo io avevo appena un anno, io ho circa 31 anni, quindi ha un trascorso nobile in questa città, vedere questo importo di 7.400 euro poi affidato a qualche altro architetto che faceva parte dello stesso studio mi mette un po' a pensare. Giusto questo per concludere questa avventura, questa esperienza dell'architetto Spagnuolo qui al Comune di Solofra. Io, come già ho detto, stasera non voto a favore perché sono in piena campagna elettorale e per una questione di trasparenza, di lealtà, purtroppo nel momento di votazione abbandonerò l'Aula. Grazie. Grazie, grazie. Allora, nel frattempo è giunto il consigliere De Maio e la consigliere Ursula De Stefano si è dovuta allontanare e si scusava con lei, architetto, mentre stavo facendo l'intervento. Ci sono altre richieste di intervento? Prego, consigliere Moretti. Signor Sindaco, io avevo preparato una relazione di ben 135 pagine, la storia. Per l'architetto Spagnuolo il PUC è una storia. L'ultima piano regolatore approvata era l'anno 1989. Io ero presente, era presente anche qui l'amico Gaeta, e ricordo che la maggioranza assoluta democristiana si divise in due tronconi, una parte di cui io facevo parte votai quel piano regolatore, l'altra parte votarono contro. Ciò significa che in passato le amministrazioni si rompevano, si spaccavano sugli interessi di un piano regolatore. Invece questa sera, sindaco Vignola, do atto a te che hai portato avanti questo piano. Hai voluto questa sera, ecco, concludere, hai fatto bene a farlo prima di un evento importante qual è una campagna elettorale per le politiche, per le regionali, perché credo il motivo è anche importante, serio, è quello di dire a questo Consiglio Comunale di votare combatti un piano regolatore, un piano urbanistico comunale, perché in questo momento Solofra ha bisogno di una regolamentazione. Noi negli anni passati, i problemi che hanno avuto le amministrazioni, i tecnici, il povero ingegnere Tarantini, l'ingegnere Capo,
Perché io lo dissi l'altro giorno all'architetto spagnolo, il problema serio è stato, purtroppo sono state le norme, quelle norme redatte su quel piano regolatore Pasquale dal defunto, non c'è pare deceduto l'architetto Petrignani, hanno creato in questa città un caos, non si è capito niente. Siamo stati noi consiglieri comunali prima, i tecnici dopo, abbiamo avuto problemi con la magistratura senza sapere niente, perché io che so se un'abitazione si poteva costruire una C4, io parlo solo di un esempio voglio fare, che non si sapeva se poteva costruire o meno, io non lo so, perché io non faccio il tecnico, io non vengo qui a fare, io faccio politico, do le indicazioni alla politica, non è che posso decidere se uno deve avere una concessione o l'altro non la deve avere. Quindi noi abbiamo fatto politica in questi anni, però ci siamo trovati in queste situazioni. Io, ripeto, non leggo la relazione, però voglio dire in modo particolare una cosa importante, Sindaco, perché questo piano nei prossimi anni dovrà dare un grosso sviluppo alla nostra città, perché Solofra è un'area baricentrica a questa regione Campania. Ecco, perché ci sono, diciamo, in questo momento c'è la dialettica, c'è il confronto politico per la regione Campania. Solofra non può essere fuori da questo percorso, perché Solofra, essendo area, essendo città baricentrica, dobbiamo essere protagonisti nei prossimi anni. E noi ci presentiamo da protagonisti, ecco, proprio perché siamo in possesso di un piano urbanistico comunale che fino ad oggi non c'era, e questo ci interessa a noi, questa è politica. A me non interessa se oggi c'è qualche problema tecnico, i tecnici se lo risolvono con l'architetto spagnolo il problema tecnico, io non sono bravo a fare questo, io mi preoccupo perché la mia città, la mia Solofra sia di nuovo il centro della Campania, il centro dell'Italia, che diventi una zona industriale come era prima. Questo a me interessa, che ci sia lavoro, che ci sia benessere, che si facciano le strade, che si facciano i giardini pubblici, che si facciano tante cose belle. Le altre cose a me non interessano, perché io parlo con il cuore, non parlo con la mente. Io non voglio litigare, se mi sono permesso di interrompere prima il consigliere è perché si stava dilungando in una discussione di un confronto tecnico con l'architetto spagnolo, che a me non interessa. Io mi preoccupo, caro architetto, di conoscere che lei ha fatto queste norme sino chiare, perché se un tecnico presenta un progetto sa che ci sia chiarezza e non devono avere problemi il povero ingegnere De Maio che sta qui presente, che un giorno deve firmare, sottoscrivere concessioni edilizie, deve stare tranquillo, perché le sue norme, caro architetto spagnolo, ci mettono in condizione di andare avanti, di stare sereni. Quelle mi interessano. Scusate il mio accorato, diciamo, invito. Io invito tutti quanti i consiglieri comunali, per me qua non c'è opposizione su un piano urbanistico comunale, non esiste l'opposizione, non esiste. Qua serve a rilanciare la nostra città, serve a rilanciare Solofra nei prossimi anni. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Moretti. Allora, sì, facciamo l'intervento finale del sindaco, se non ci sono altre richieste di intervento. Ci sono altre richieste di intervento? No, però deve parlare al microfono, altrimenti non si sente niente. No, no. No, se richieste di intervento, non di votazione. Se ci sono richieste di intervento, allora. Consigliere De Maio, prego. E io perciò ho chiesto. No, no. Perché il regolamento prevede che poi quando interviene il sindaco la discussione è conclusa. Innanzitutto mi scuso per il ritardo. Volevo dire, ho sentito un poco parlare l'architetto spagnolo che vedo per la prima volta, ma mi è sembrato più un discorso politico che per quanto riguardava il problema, che è molto importante. E volevo dire un'altra cosa. Non si può
approvare una cosa così importante rivolgendosi nell'ufficio delle guardie comunali senza rendersi conto, perché tutto quell'incartamento per leggere secondo me ci vuole una settimana per vedere come funziona e come è stato fatto. Secondo me io voto contro per questo fatto qua, perché non ho avuto il tempo nemmeno di verificare qualche cosa. E poi tutta questa fretta in piena campagna elettorale, mancano 3 giorni, con i consiglieri che sono candidati, non pensi che è una cosa lecita? Mi sembra che più un fatto elettorale che per approvare un po'. Che importanza c'è che noi potevamo approvare tutti quanti dopo aver preso visione e si faceva una settimana dopo? Qual era il problema? Si deve fare oggi, è importantissimo, perché domani viene la fine del mondo, giustamente è meglio che ci troviamo pronti. Questo è quello che volevo dire. Io voto contro, vi ringrazio, buonasera. Grazie, grazie consigliere De Maio. Io sollecito ancora se ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri. Ingegnere Normanno rinuncia all'intervento. Allora c'è l'intervento conclusivo del sindaco. Consigliere De Maio e consigliere Buonanno si allontanano. Ovviamente la democrazia è che ci si confronta, ognuno ha diritto alla parola, ognuno ha diritto a dire quello che vuole, anche le sciocchezze, perché le sciocchezze le qualifichi tu che le ritieni sciocchezze, ma chi le pronuncia ritiene che siano cose giuste. L'unica cosa che non è consentito è l'offesa, quella non è consentita, perché se l'offesa si pronuncia in un luogo pubblico davanti a testimoni, ognuno ha il diritto alla onorabilità e a difendere la propria dignità. Quindi dispiace che sempre, sistematicamente, si viene qui, si dicono delle cose in libertà e poi si va via. Perché io chiedo soprattutto ai consiglieri di maggioranza di aiutarmi con la pazienza, perché quello è il modo di lanciare la pietra e scappare. Qua non si fanno cose non lecite, qua si fanno solo cose lecite. Noi conosciamo solo le cose lecite, le altre cose non le conosciamo. E capisco che la condizione della maggioranza è sempre più difficile rispetto a quella dell'opposizione. Io ho conosciuto entrambe le condizioni, perché soprattutto quando si sta di fronte ad una telecamera, che c'è il pubblico a casa che ti ascolta, è facile fare confusione, perché il cittadino purtroppo, a differenza di chi è in malafede perché svolge una funzione pubblica, non può conoscere l'iter dal 2015 a oggi di un piano urbanistico comunale. Qua stasera si vuole far credere all'opinione pubblica, solo Franna che ci ascolta da casa, che noi stasera per la prima volta conosciamo il PUC, parliamo del PUC, guardiamo le tavole del PUC. No, cari cittadini, non vi fate imbrogliare dagli immonitori, da quelli che il PUC non lo conoscono perché non lavorano, perché non faticano, perché non c'è il loro sangue qua sopra. No, c'è stato solo l'ostruzionismo, il boicottaggio, il tentativo di far saltare tutto, come stasera, vedete, si sono impegnati solo a far saltare il Consiglio Comunale, e prima con il rinvio e poi con altri tentativi cercando di far innervosire qualche consigliere della maggioranza, insomma metterla nella rissa. Consigliere Buonanno, in alcuni casi, e non parlo degli assenti perché mi dispiace che sono loro ad andare via, quindi non è colpa mia, c'ha sempre qualche barlume di verità nel momento in cui dice qualcosa. Dice: ci siamo presentati questa sera in malo modo qua, come la seduta del sindaco, riconosco a lei il buon tono, grazie consigliere Buona, perché vedete, si voleva sminuire un evento storico, quello di questa sera, si voleva tentare di buttare il can per l'aria. Dispiace ascoltare qui relazioni scritte, che sono le relazioni dell'amministrazione provinciale di Avellino,
rispetto ad una bocciatura insensata e che non ha nessun fondamento, che abbiamo impugnato. Ma che abbiamo impugnato perché noi, per difendere gli interessi della città di Solofra, battiamo tutte le strade, tutte, non lasciamo al caso niente. Forse non avremmo bisogno, caro Lello Spagnuolo, di quel ricorso, perché evidentemente quella che era l'assioma fondamentale sulla quale si è attaccata la provincia per far cadere lo stralcio delle aree ASL, e io non mi sarei rallegrato. Qui in questa città ci sono stati politici che hanno brindato quel giorno, hanno brindato, perché quella era un successo dell'amministrazione. Non si sono preoccupati del fatto che la città è stata costretta a perdere altro tempo, il tempo che ci hanno rubato i politici di questa città, che sono stati inadeguati negli anni, e coloro i quali fuori da questa città hanno voluto sempre mettere il freno a mano a questa città che ha potenzialità enormi. Questa è la verità, e loro a fare sponda a coloro i quali non vogliono far crescere Solofra, perché c'è anche una competizione tra territori. Questa è la verità, c'è anche una competizione tra territori, e siccome noi non abbiamo avuto negli anni passati il peso politico adeguato per far valere le nostre ragioni, penso al piano territoriale regionale, penso al piano di territoriale di coordinamento provinciale, noi come amministrazione, quando l'hanno fatto, abbiamo fatto le osservazioni al PTCP provinciale, le osservazioni, hanno brindato perché non era passato. Allora qual era l'assioma fondamentale? Poi facciamo una variante planimetrica, senza modifica degli standard e delle norme, dove l'ASI, accusata sempre di non voler rinunciare al proprio potere, alla propria sovranità, su pezzi di territorio, a non voler dare il cambio di strada, l'ASI li abbiamo smentiti, con il lavorio politico che fa una buona amministrazione. È stata l'ASI a un certo punto che è diventata accanto a noi protagonista di quel processo, l'ha portato avanti, l'ha approvato in tutti i suoi organi e si è battuto insieme a noi per farlo approvare. Questo è il dato politico sostanziale che va sottolineato. È stata l'ASI. E dove si è bloccata? Alla provincia. Perché? Perché nel momento in cui entrava in vigore quella variante, non essendoci ancora il PUC approvato, c'era una vacatio, un momento in cui, con quali norme, quelle aree sarebbero state regolamentate. Perché attenzione, noi, io ho sentito cose turche, ma scusate, ma è chiaro quanto il sole che il piano territoriale dell'ASI, il piano regolatore dell'ASI è un piano sovraordinato al pari del piano territoriale di coordinamento provinciale, per cui gerarchicamente è superiore a quello comunale. È chiaro quanto il sole che non si può fare un piano regolatore comunale in contrasto con i piani sovraordinati, quindi con l'ASI. Ma se noi volevamo, e ce lo siamo inventati noi lo stralcio, non facciamo come la storia del cambio di destinazione d'uso, la diversificazione. Sono presuntuoso. Avevo i pantaloncini corti quando parlavo di diversificazione, quando era uno scandalo dirlo in questa città, perché la concia andava a gonfie vele. Sembrava addirittura un attacco alla concia, ma tutti parlano della diversificazione. Lo stralcio ce lo siamo inventati noi, le aree cuscinetto ce le siamo inventate, è stata un'idea nostra, un'intuizione nostra, le ATS con i contenuti là le abbiamo immaginati noi gli altri, che oggi ce li vengono a rivendicare, però godono perché non ci vengono approvati. Allora è chiaro che se noi dovevamo andare avanti col piano, potevamo andare avanti col piano solo se scrivevamo nelle norme, come abbiamo scritto, che entrava in vigore nel momento in cui l'ASI ce l'ha approvato, insieme ovviamente alla provincia con la conferenza dei servizi. Ora delle due l'una: o arrivavamo prima noi con lo stralcio, con l'ASI e con la provincia, o viceversa arrivava prima il PUC e poi. Noi eravamo arrivati prima noi, ma adesso siamo arrivati al dunque. Oggi c'è il PUC, voglio vedere come non ce l'approvano più lo straccio, che si farà, voglio vedere. E allora, cari cittadini, tutto non nasce dal 27 agosto, no? Tutto nasce molto molto prima, e io non vi sto ad elencare tutti i passaggi dal 2012-2015, perché qualcuno qua da un lato viene a rivendicare i meriti. Lello Spagnuolo, architetto, non sei un politico, sei un ottimo tecnico. Ti sei lasciato condizionare nel tuo intervento. Ti sei lasciato condizionare.
ti hanno condizionato al punto tale che sei stato, hai dovuto quasi dire per garbo e per cortesia, che bisognava ringraziare anche loro perché hanno fatto e che non hai avuto la possibilità di spiegare bene i contenuti del PUC. Questa è la verità. Ma loro, qualcuno, volevo chiedere a qualcuno che pure andate via e si è aggiunto a chi è andato via precedente a me, quando è che sono stati assessori? In che anno sono stati assessori? E io lo so in che anno sono stati assessori, perché ci sono le carte che cantano. Sono stati assessori dal 2009 al 2012. Mi devono dire quale atto hanno fatto e hanno realizzato dal 2009 e dopo quale delibera, determina, nota, riunione, commissione, tavolo, conferenza, sì. Quale atto? Non hanno fatto niente, niente. Il piano è iniziato con la nostra amministrazione. Erano stati dati gli incarichi, ma se ci hanno messo solo 3 anni, dal 2005 al 2007, per perfezionare un incarico, perché la volontà politica, e ringrazio l'assessore Moretti, che nel corso del primo mandato ha tentato di far partire il piano urbanistico comunale. Lo ringrazio, ma non perché sta nella mia maggioranza, perché lo conosciamo l'assessore Moretti, che è volitivo, che vuole le cose, che è legato ai cittadini, al popolo. Ha tentato in ogni modo. Erano state fatte solo le consultazioni popolari, punto, punto. E allora io chiedo ai cittadini, non vi elenco tutto l'iter, perché ogni atto aveva bisogno poi di 30 giorni, 90 giorni, ma vogliamo leggere gli enti ai quali il nostro PUC è stato sottoposto. È una sfida infinita. Autorità di bacino, prima e dopo, perché poi è cambiato pure il piano dell'autorità di bacino e l'abbiamo dovuto adeguare. ATO, che poi è diventato ente idrico campano, ARPAC, consorzio di bonifica, comunità montana, parco, ASLA, ASI, comuni confinanti, la regione Campania nei suoi diversi settori, la sovrintendenza, di tutto di più. E con ogni ente erano mesi e mesi di lavoro e di confronto. E hanno dato tutti parere positivo. E allora io vorrei chiedere ai cittadini, oltre al fatto che abbiamo fatto più volte gli incontri pubblici, abbiamo fatto più volte le commissioni, abbiamo fatto più volte i consigli comunali, e c'è una sfinza di atti che noi abbiamo compiuto dal 2012 a oggi, segnatamente dal 2015. Non era stato approvato nemmeno il piano preliminare, poi abbiamo dovuto adottare il piano e poi abbiamo fatto il piano strutturale e il piano operativo. Ora io chiedo, ma avete sentito parlare del PUC questa sera? E allora io dico, il PUC è rivoluzionario. È rivoluzionario. È rivoluzionario perché, vedete, c'ha due scelte che sono strategiche. La prima è quelle che sono i punti di debolezza della città, diventano in questo PUC i punti di forza. Cioè noi in questi anni, come bene ha detto l'assessore Moretti, si è lavorato su un piano regolatore generale che non era chiaro e preciso su alcuni aspetti fondamentali. Avevamo nel cuore del centro storico ancora le zone D, le concerie del centro storico sul piano regolatore generale in vigore erano ancora concerie. O no? E il paradosso era che quelle delocalizzate si sono delocalizzate, ma sul sito lasciato vuoto non si poteva fare niente. E quindi di conseguenza in questi anni si è utilizzato molto suolo. L'attività conciaria si è consentito di utilizzare tutta la pianura dell'area industriale, molto estesa rispetto all'area residenziale, quindi una città tutta legata solo sulla residenza, l'abitazione e l'industria conciaria. E si è saliti in collina, e in collina ci si è saliti, c'è stata tutta la vicenda delle famose zone C4, guardate, si sono arrecati danni ai cittadini nell'incertezza normativa. Ora io non entro nel merito di chi ha ragione, no? Ma voglio dire, noi abbiamo dovuto lavorare su un territorio di fatto saturo, o no? Anche perché la conformazione orografica del nostro territorio ci tiene chiusi. Allora la prima scelta strategica è che questo piano è tutto di riqualificazione, recupero, rigenerazione urbana, risanamento. Quindi tutti quelli che sono i volumi che già esistono non utilizzati oggi diventano volumi che possono essere utilizzati, ma non
per fare ciò che si è sbagliato a fare, cioè a consentire che gli investimenti di un'attività produttiva fiorente in quegli anni fosse tutta ripiegata sulla residenza. Non abbiamo bisogno di altri volumi per la residenza, abbiamo bisogno di nuove funzioni, quelle che noi abbiamo previsto in questa città, non solo negli ATS, nelle due aree di stralcio, ma anche negli ambiti territoriali urbani, cioè tutte quelle concerie del centro storico disseminate. E vedete, accanto a questo l'altro asse, la perequazione, una scelta strategica straordinaria. Perché la perequazione, perché è straordinaria? Perché mentre i vecchi piani erano tutti legati sulla destinazione urbanistica delle aree e che potevano creare anche un vantaggio ed uno svantaggio per il cittadino, perché nel momento in cui noi dobbiamo realizzare una scuola, una struttura sportiva, un parcheggio, un parco, dobbiamo individuare un'area per rifare e quell'area ha comunque un titolo di proprietà a dei proprietari. Questo vuol dire che l'ente pubblico deve espropriare, deve avviare un contenzioso e non ha le risorse economiche per realizzare quell'opera pubblica. Quello è il punto. Quando invece si immagina che quelle aree che vengono individuate per le opere pubbliche trovano una ricompensa per i proprietari in altre aree dove c'è l'atterraggio degli indici edificatori, che sono, a questo punto non c'è una contrapposizione, anzi, con la logica perequativa l'ente pubblico viene in possesso appunto di aree che non sarebbero mai diventate aree pubbliche e non si crea un arbitrio tra i proprietari. Questo è il punto. Allora qua c'è il PUA Topolo Balsamo, c'è il recupero delle vecchie concerie del centro che sono state ferme per anni mentre si saliva in collina. Non c'è, è finita la storia delle aree che dovevano essere lasciate a standard e che poi dopo vengono monetizzate, perché qua si realizzano, chi deve fare l'intervento fa gli standard e lascia poi le altre aree al comune. Qua c'è l'edilizia convenzionata, cioè nel senso che ci sono pochissimi interventi diretti e sono tutte aree di completamento, ma la maggioranza sono gli ADICO, sono gli interventi dove si fa la convenzione con il comune e quindi l'altra parte sono le lottizzazioni vecchia maniera che devono andare, i famosi PUA, che devono andare alla provincia. Anche questo poca cosa rispetto invece all'edilizia convenzionata, attraverso delle schede che sono state predisposte dagli stessi tecnici e che applicate così come sono evitano il ricorso alla provincia. E poi dopodiché ci sono delle scelte fondamentali per quanto riguarda i parchi, tutta una serie di parchi che sono previsti nella nostra città. C'è il castello, tutta la vicenda del castello, in modo particolare il parco del castello. Si parla di cambio di destinazione quando non si comprende che quella è area ASI e quella sta facendo il suo iter per conto suo con l'ASI, non può essere normata all'interno di questo PUC. C'è la cittadella sportiva, c'è il campus scolastico intorno alla scuola media dove c'è quell'area della provincia, ci sono soprattutto tutta una serie di nuove strade, chilometri di nuove strade, in modo particolare c'è quell'anello circolare che poi consente di entrare a raggiera nella città con una serie di strade di collegamento. Quindi il piano è un piano che deve essere attuato. Noi abbiamo fatto fare le manifestazioni degli interessi ai cittadini per i primi 3 anni, quindi c'è sia la parte pubblica che la parte privata. Oggi è un evento storico. Io credo che speriamo che il Covid ce lo consenta. Noi dobbiamo presentare nuovamente il PUC alla città, fare altri incontri con i cittadini. Dobbiamo spiegarlo perché questo PUC si legge, perché incentiva il privato, perché qui il privato e il pubblico vanno a braccetto, senza speculazione. Quindi io penso che i consiglieri comunali che in questo momento siedono in quest'Aula e che votano questo PUC, come bene ha detto l'assessore Moretti, stanno partecipando ad un momento storico. Stanno partecipando a un momento storico e credo che la città
sarà grata ai consiglieri comunali che questa sera votano il PUC, perché noi facciamo il nostro dovere, tentiamo di far recuperare il tempo perduto. Io penso per esempio allo scambiatore intermodale, penso al discorso della linea ferroviaria, ad un altro casello autostradale, e quindi noi dobbiamo recuperare il tempo perduto. Quindi io sono molto contento, molto felice, che ringrazio il gruppo dei progettisti per il lavoro. E poi non è vero che è stato agli anni 90, l'incarico è stato dato dall'amministrazione De Chiara alla fine del mandato della seconda amministrazione De Chiara, e la fine del secondo mandato era intorno al 2002, sotto prima del 2002, 2001. Quindi ringrazio i progettisti di Artetica, ringrazio l'ufficio tecnico comunale, l'ingegnere Tarantino e l'architetto Bottino, oggi l'ingegnere De Maio, per il prezioso lavoro portato avanti, di grande collaborazione, di grande professionalità. Ringrazio il delegato all'urbanistica, Paolo Normanno, che ha avuto con me tanta pazienza, tantissima pazienza, e che insieme con me, insieme alla maggioranza, insieme all'amministrazione porta a casa questo grandissimo risultato. E da domani siamo al lavoro per attuare il piano, perché il piano sarà un volano di nuova economia nella nostra città, perché il piano consente di far ripartire l'economia, di dare una nuova prospettiva a una città che rischiava di morire, senza sprecare ulteriore suolo, anzi dando garanzie per quanto riguarda tutte le aree verdi, sia i parchi sia i parchi urbani all'interno della città, e perché si prevedono tantissime opere importanti. Penso anche a quella struttura a Sferrocavallo socio-ricreativa, penso alla scuola a Sant'Agata, penso a tutta una serie di interventi di parcheggi e di viabilità. Quindi io ringrazio i ringrazio la commissione urbanistica, ringrazio il segretario generale per il prezioso contributo dato anche rispetto al parere sulla VAS. Spero di non aver dimenticato nessuno, ma oggi veramente è un giorno molto importante per la nostra città. Grazie. Grazie. No. Consigliere, prego, consigliere Gagliardo. Dobbiamo passare alla votazione adesso. Non ho capito, abbandono. Allora, non si preoccupi, consigliere Maffei, assessore Maffei, pienamente. Allora, il consigliere Gagliardi si allontana dall'aula perché ritiene di avere un conflitto di interessi e pertanto non provvede alla votazione del PUC. Durante l'intervento del sindaco, all'inizio dell'intervento, si è allontanato dall'aula, non l'ho interrotto il sindaco, ma per prendere atto, si è allontanato anche il consigliere Antonello D'Urso. Dunque, io procederei alla votazione. Chiedo se vi sono dei voti contrari al punto 2 all'ordine del giorno, all'approvazione del PUC. Non ci sono voti contrari. Va bene, allora anche per perfetto, anche per dare un po' di ordine ai vari movimenti che ci sono, io chiedo al segretario di procedere nuovamente con l'appello. Allora, Vignola. Presente. De Maio Gaetano, assente. Guacci Maria Luisa. Presente. Visone Eliana. Presente. Maffei Alba.
Presente. Filodemo Francesco, presente. Normanno Paolo. Gallucci Pasquale, presente. Vietri Mariangela, presente. Coppola Francesco, presente. Gaeta Pasquale, presente. Buonanno Gabriele, assente. Tarantino Agata, assente. D'Urso Antonio, assente. De Stefano Orsola, assente. Moretti Nicola, presente. Gagliardi Pio, assente. Okay, allora, il consigliere Gagliardi, visto che abbiamo proceduto di nuovo all'appello, si è allontanato perché ritiene che c'è un conflitto di interessi. Fatto l'appello del segretario, io rimetto alla votazione il secondo punto all'ordine del giorno, che è approvazione piano urbanistico comunale, PUC. Se ci sono voti contrari per alzata di mano, nessuno. Voti astenuti per alzata di mano, nessuno. Voti favorevoli per alzata di mano, la restante presenti del Consiglio Comunale. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della delibera. Se ci sono dei voti contrari per alzata di mano, nessuno. Voti astenuti, nessuno. Voti favorevoli per alzata di mano, la restante parte. Il Consiglio è terminato e chiuso, e complimenti a tutti.